Ciao da Alessandro, sempre dal canale Tecnista. L'altro giorno abbiamo parlato dei calibri analogici. Oggi parliamo un attimo del calibro digitale. Tutto quello che abbiamo detto l'altro giorno per quanto riguarda gli analogici rimane, cioè la precisione con cui si misura con un calibro chiaramente è diversa rispetto a quella con cui si misura con un metro. Soprattutto per quanto riguarda gli oggetti più piccoli. Parlavamo di bulloneria, in particolare la bulloneria va misurata appunto col calibro, ma tutti gli oggetti che hanno la necessità di avere una precisione al decimo. L'evoluzione del calibro analogico è il calibro digitale. Il calibro digitale ha accensione e spegnimento, c'è un tastino, si accende, in questo momento è sullo zero. Dopodiché bisogna selezionare se vogliamo misurare in pollici o in millimetri. Con questo tastino, inch in sta per inch, pollici, mm sta per millimetri. Semplicemente selezionando qui ci compare sul display, in questo caso pollici, e qui sotto c'è scritto la ing, oppure millimetri. E viene sempre evidenziato attraverso l'apposita scritta sul display. Dopodiché noi possiamo aprire fino a raggiungere la misura di cui abbiamo bisogno. La prima cifra sono i millimetri, la seconda sono i decimi, la terza sono i centesimi. Come vedete, questo è molto più preciso rispetto a un calibro analogico, però allo stesso tempo è anche più delicato. Infatti bisogna conservarlo con molta delicatezza nell'apposita custodia, ma soprattutto non bisogna fargli prendere colpi. Questo vale per tutti i calibri, ma in particolare per questo. Poi ci sono dei calibri digitali che possono essere idonei anche all'utilizzo vicino a spruzzi d'acqua. Ad esempio mi viene in mente quando si lavora vicino a un tornio che ci sono gli spruzzi d'acqua, gli spruzzi del liquido refrigerante. Questo calibro ad esempio resiste, è un acquaproof. Però ci sono dei calibri digitali che non resistono agli spruzzi d'acqua. Bisogna stare attenti quando lo si compra, se abbiamo questo tipo di necessità. In qualsiasi punto del calibro è possibile azzerarlo. Cioè noi possiamo portare il display sullo zero e da qui ripartire eventualmente con le misure. Questa naturalmente è un'operazione che può essere fatta nel momento in cui voi lo azzerate, come in questo caso, e vedete che non è esattamente nella posizione zero. C'è il tastino e lo si riporta esattamente alla posizione di partenza. Dopodiché, se avete la necessità di misurare sempre lo stesso tipo di prodotto, lo stesso tipo di articolo, a una determinata, per una questione di collaudo, a una determinata misura, lo potete bloccare tramite questa vite. Questa è una vite di bloccaggio del cursore. Lo bloccate a una determinata misura e dopodiché potete collaudare sempre alla stessa misura, senza avere il pericolo di spostare i becchi. Una volta che avete finito di lavorare, lo spegnete per evitare il consumo della batteria. Queste batterie sono delle, ad esempio, delle batterie a pastiglia tipo CR2032 che comunemente si trovano sempre in commercio. Come sempre, se avete qualsiasi ulteriore domanda, approfondimento o qualsiasi tipo di richiesta, non esitate a contattarci ai soliti numeri 0431 621 270 oppure via email info@tecnista.it o sui vari canali social. Naturalmente è attivo anche il nostro sito internet tecnista.it dove potete attingere ulteriori informazioni. Vi ringrazio e alla prossima. Ciao!